Buona giornata a Buona. tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte del programma Magia, Stregoneria, Paganesimo. Nella seconda parte, come tutti i giovedì, diamo lettura al libro dell'Anticristo. Scusate, ma ho un'impellente raucedine e un po' di bronchite, per cui mi sentirete tossire parecchie volte. L'altra volta abbiamo parlato della via umana al divenire eterni, che è la seconda parte del libro dell'Anticristo che stiamo leggendo, e abbiamo accennato, scusate, ma perdo anche i segni, accidenti a me, all'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Abbiamo accennato al tempo e alla capacità soggettiva di comprimere e dilatare il tempo. Bene. La seconda parte di quel trattarello invece ci porta all'interno del sognare. Dopo di questo, tratterò a proposito dei sentimenti, sempre per quanto riguarda la via umana al diventare eterni, e probabilmente riflessioni di un psichista sul sistema sociale umano. E salterò invece la parte riguardante l'attenzione, che ritengo una delle parti più importanti e abbastanza lunghe, che leggerò in due trasmissioni, per cui la riprenderò in mano la prossima volta, concludendo la seconda parte del libro dell'Anticristo, che è la via umana al divenire eterni, cioè ciò che deve fare l'essere umano, ciò che deve percepire l'essere umano per costruire il proprio corpo luminoso. La situazione ottimale per addestrarsi ad accelerare e a decelerare il tempo biologico è quella nella quale si è sottoposti a numerose sollecitazioni. Quando un individuo diventa un individuo sociale, ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito, solo negli ultimi 10 minuti di trasmissione prenderò le telefonate. Quando un individuo diventa un individuo sociale, tendendo ad esistere mediante il potere di essere e rinunciando al potere di avere, quando la sua forza nel sociale è determinata mediante il proprio essere e non attraverso il possesso o il controllo militare di altri esseri della propria specie. Il potere di avere non è semplicemente il possesso di mezzi e beni, ma è il possesso di individui che attraverso coercizioni di vario tipo vengono posseduti e fatti funzionare, vivere, fra virgolette, in funzione del potere di avere stesso. Il potere di avere è il controllo del fare e dell'essere di individui in varie gradazioni, come il controllo di una parte della vita, lavoro dipendente o momentaneo assoggettamento a leggi o a restrizioni, oppure anche la classe sociale a cui si appartiene, o dal controllo spaziale della vita di individui, carcerazione, internamento, minaccia di restrizione qualora non ci sia sottomissione. Agire col potere di essere non significa non soddisfare i propri bisogni mediante il possesso di oggetti e beni, ma significa che il possesso di oggetti e beni serve alla soddisfazione dei bisogni soggettivi e non per esercitare il controllo su individui, e nemmeno il suo opposto, attraverso cui soddisfare i propri bisogni. Agire all'interno del sistema sociale attraverso il potere di essere, pur cercando la soddisfazione dei propri bisogni, va via via riducendoli fino a giungere alla loro essenza, fino ad essere socialmente privo di bisogni. Non è la non soddisfazione del bisogno a portare all'estinzione del desiderio. La non soddisfazione del bisogno porta alla fobia del bisogno stesso, ma la sua soddisfazione è indirizzata lungo lo sviluppo del potere di essere. In ogni caso, il bisogno, si parla di bisogni fondamentali dell'individuo, non può essere del tutto soppresso, è solo possibile dargli un posto e una funzione nella vita di un essere, tale per cui l'azione dell'essere non è più tesa unicamente nella soddisfazione del bisogno stesso, ma questo, con la sua nuova collocazione, contribuisce alla costruzione dell'essere. L'assenza dei desideri non è una caratteristica dell'essere che giunge alla perfezione, ma è piuttosto la caratteristica dell'essere che ha cessato di percorrere la via alla conoscenza, alla consapevolezza e all'arricchimento del corpo luminoso per accettare la fine di tutto. Morte è fine della via che conduce al divenire eterni, oppure fine dei bisogni del corpo fisico per dare priorità ai bisogni del corpo energetico. Questo può avvenire solo se il potere di essere è giunto ad un tale livello
da aver sviluppato nell'essere umano il corpo luminoso. In pratica, quando il corpo fisico, pur ancora in vita, ha già sviluppato il corpo energetico e questo ha sviluppato una propria autonomia d'azione, crescendo l'autonomia, la coscienza di sé viene trasferita dal corpo fisico al corpo luminoso, il quale si appresta a diventare autonomo e ricco. E unico, scusate. Nella fase di trasferimento, in cui il corpo fisico si avvicina alla morte e il corpo luminoso alla sua autonomia definitiva, non si può parlare in questo modo della nascita dell'essere luminoso, in quanto questo è già nato e ben formato, i bisogni del corpo fisico tendono a cessare fino a portare il corpo fisico privo di desideri relativi ad esso, ma non in assoluto per l'essere, perché nel frattempo sono venuti imponendosi nuovi bisogni, quelli riferiti al corpo energetico, che appaiono nel corpo fisico anche se solo come riflesso. Questa è una situazione del tutto particolare che, anche se non rarissima, si è presentata oggi nella nostra specie, non costituisce la regola, non già perché potenzialmente sia donne che uomini non ne hanno la possibilità soggettiva, ma perché l'oggettività in cui si è immersi è organizzata in modo tale da impedire agli individui di giungere alla consapevolezza del proprio corpo luminoso. Esiste un'uguale fatica per far arrendere gli individui fino alla loro estinzione che per permettere loro di sviluppare il corpo energetico. In un sistema sociale retto da individui che non hanno speranza di continuare ad esistere, la situazione per gli esseri che cercano di sviluppare il proprio corpo di energia è molto critica. La regola imposta oggi è: o strisci o costringi qualcuno a strisciare. Chi non sta al gioco o si trova costretto ad una miriade di combattimenti quotidiani, oppure subisce un'emarginazione tale da allontanarlo dal sistema sociale in modo da non turbare quella santa regola. Il comando sociale si sente sufficientemente protetto dall'aver elaborato sistemi molto semplici come il paradiso, l'inferno, scusate, il nirvana, la reincarnazione, basata sui meriti, meriti che si acquistano, guarda caso, nell'osservanza delle regole imposte dal potere costituito e fatte rispettare non attraverso l'accordo fra i cittadini, ma con l'ausilio di eserciti e prigioni. Essere sottoposti a numerose sollecitazioni, atte a costringere il corpo a modificazioni nel tempo soggettivo biologico, determina una forma di allenamento soggettivo, anche se nello stesso tempo ci si sottopone al pericolo della sconfitta. Essere sconfitti significa perdere la possibilità di costruire il corpo luminoso, ma d'altro canto, se non ci si sottopone a sollecitazioni, non è possibile costruire il corpo luminoso finché si è esseri sociali in Italia. Nel 1900 cambiamo, e 97 con l'attuale situazione economico, politico, sociale. Non esiste, e sottolineo, non esiste nessuna via alla conoscenza e alla consapevolezza che necessiti di individui tenuti in stato di schiavitù o di servaggio. Ripeto ancora, non esiste nessuna via alla conoscenza e alla consapevolezza che necessiti di individui tenuti in stato di schiavitù o di servaggio. Non esiste una via alla conoscenza o alla consapevolezza che si serva di individui in stato di schiavitù. Non esiste nessuna via alla conoscenza o alla consapevolezza in individui tenuti in stato di schiavitù. Non esiste una possibilità alternativa alla considerazione del tempo soggettivo biologico. Esiste un'altra possibilità da prendere in considerazione, come coadiuvante, e può diventare totalizzante solo per il soggetto, senza altre possibilità: l'uso del sognare. Fuori dal tempo soggettivo biologico ci sono le percezioni. La percezione degli oggetti è prerogativa dei sensi del corpo, circoscritti dal condizionamento educazionale subito dal corpo stesso. In altre parole, ciò che viene percepito non è ciò che è, ma la traduzione o l'interpretazione che ne dà il condizionamento del corpo. Il percettore si accorda sul percepito attraverso il proprio livello di condizionamento educazionale raggiunto, vale anche viceversa. Questo condizionamento educazionale si trasmette in tutti i sensi della percezione e vale per la vista, l'udito, il gusto, il tatto, l'olfatto, riferiti al mondo reale della ragione, fra virgolette reale. Ciò vale anche per qualsiasi percezione proiettata nel sognare.
I sensi sono condizionati sempre. Il decondizionamento dei sensi è un decondizionamento sempre, sia nel reale della ragione, reale fra virgolette, che nel sognare. Le immagini del sogno rappresentano perciò dei momenti da giocare o vivere per sfida, aiutando la costruzione del corpo luminoso. Il decondizionamento educazionale raggiunto nel sognare si ripercuote nel reale della ragione. Ciò che avviene nel sogno non ha nulla a che vedere col tempo biologico soggettivo, tantomeno in quello oggettivo o quello socialmente imposto. Qui il tempo non esiste, come non esiste lo spazio. Il tempo è proprio del sogno del sognatore. I sogni hanno valenza diversa, o sono quelli che scaricano le tensioni quotidiane, o sono percezioni della realtà o aspetti di essa. Questi aspetti possono essere proiettati nel tempo, nei cambiamenti, ma sono sempre legati al soggetto che sogna e ai suoi interessi, o ancora, sono percezioni date dalla formazione del corpo luminoso, il quale inizia a far funzionare la propria percezione a mano che viene strutturandosi. Inizia cioè a percepire il mondo circostante, non più nella sua forma, per i suoni, sensazioni tatti e il gusto, ma attraverso l'allineamento dell'energia, delle emanazioni di ogni corpo composto di energia vitale. Il sognare, specialmente per un guardiano, diventa una palestra di allenamento, un'officina per la costruzione del corpo luminoso, una scuola di apprendimento, un luogo dove incontrare altri esseri di energia. Può essere anche un luogo dove esplodono le paure accumulate durante la vita, ed ogni paura superata è un elemento del condizionamento educazionale rimosso. Ogni volta che si vince un elemento del condizionamento educazionale mascherato da un qualche elemento pauroso, fobia, si modifica la percezione della realtà del mondo della ragione. Ci si avvicina cioè alla percezione numenica del percepito. Ciò che attiene alla modifica della struttura soggettiva in rapporto all'oggettività circostante non è codificabile se non per linee generali, in quanto ogni soggetto che inizia a percorrere una via parte dal momento in cui avverte la necessità di iniziare, e quel punto è diverso da persona a persona, tanto diverso da risultare spesso incomprensibile ad ogni altro individuo. Nessuno può sapere il momento in cui un essere inizia a percorrere il sentiero della conoscenza e nemmeno quali motivi lo spinsero a farlo. Nessuno può dire a chi va alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza cosa deve o non deve fare. Non è possibile costruire una struttura coercitiva utilizzando le vie che conducono alla conoscenza o alla consapevolezza. Non è possibile costruire un tempio o una chiesa, perché tempi e chiese ne rappresentano degli sbarramenti. Occorre un essere umano adulto, o comunque già nato, per aiutare un feto a trasformarsi in un bambino. Così, se qualcuno ci può dare una mano, egli deve essere ben al di là del punto dove la via della conoscenza e della consapevolezza ci vuole portare. Nessun essere umano può aiutare un essere umano a diventare un essere luminoso. Tutto ciò che si può fare è tentare di tradurre le proprie sensazioni in quadri logici e gettarli nel mondo della ragione, dove qualcun altro, ritrovandovi alcuni aspetti comuni al proprio sentiero, se ne possa servire per percorrerne qualche tratto, nulla più. Nessuna chiesa è possibile dove qualcuno viene appeso e qualcun altro costretto ad inginocchiarsi da soldati armati, da preti, dal potere coercitivo. Questa è la seconda parte, e la seconda parte del tempo si spiega come non esiste assoggettamento e come il tempo nel sognare sia diverso, ha una valenza diversa. Praticamente esiste un adattamento costante che facciamo a quanto noi incontriamo nella vita, però quell'adattamento ci può permettere di comprimere o di dilatare il tempo soggettivo, ci permette cioè di favorire quei momenti che portano alla costruzione del nostro corpo luminoso e di invece restringere quei momenti che sono inutili alla vita, cioè che ci danneggerebbero. Pertanto noi possiamo decidere dove concentrare la nostra attenzione, come manipolare il nostro tempo soggettivo, il nostro tempo interno, il nostro tempo biologico e favorire quei momenti della vita, quei momenti delle sfide, quei momenti dell'esistenza che ci portano a dilatare noi stessi. Scusate. La capacità di adattarsi soggettivamente è una capacità fondamentale per costruire la sopravvivenza.
senza la capacità di adattarsi soggettivamente a quanto si incontra oggettivamente, non esiste nessuna via umana per diventare eterni. Detto questo, passiamo alla seconda parte. Saltiamo l'attenzione. Dimmi Franco, devi parlare? Ciao, ci vediamo. Ciao a tutti. A proposito dei sentimenti, la premessa, diamo il significato di quattro parole. Le parole sono compassione, simpatia, compatire ed empatia. Compassione, moto dell'animo che porta a soffrire dei mali altrui come se fossero i propri, mostrare, provare compassione per qualcuno. Talvolta implica un senso di disprezzo verso la debolezza, la meschinità altrui. Ho compassione di te. Far compassione, destare pietà, anche in senso dispregiativo, una rappresentazione che faceva compassione. Dal latino tardo, compassionis, composto da cum, con, passionis, dolore, sul modello del greco sympatheia, simpatia. Simpatia, sentimento di attrazione spontanea e istintiva verso altra persona o cosa, sentimento di partecipazione alla vita altruistica del prossimo, tendenza a condividere le emozioni e i sentimenti altrui, spontanea, reciproca, provare, ispirare, simpatia, coltivarsi la simpatia, giudicare, andare a simpatia. Scusate. Compatire, provare compassione per qualcuno, compassione per qualcuno per le sue disgrazie. Proverbio, meglio essere invidiati che compatiti, sinonimo, commiserare, compiangere. Empatia, il termine viene usato in pathos, coinvolti dallo stesso sentimento, dalla stessa forza, dalle stesse contraddizioni e ancora come reazioni unisone alle stesse sollecitazioni, vibrare allo stesso modo. Dato il significato letterale, il significato del vocabolario di questi termini, a proposito dei sentimenti, sono quattro vocaboli la cui caratteristica comune è quella di definire la relazione del soggetto col mondo circostante. Ad ogni vocabolo vengono attribuite caratteristiche diverse, ma sempre affini. L'aspetto psicologico del soggetto, la sua capacità di elaborazione del percepito nel descritto della ragione, nonché la sua capacità di percepire dell'oggettività universale. Il soggetto, per ciò che è, come è divenuto attraverso tutte le trasformazioni, il soggetto come prodotto delle proprie scelte in relazione al rapporto dialettico oggettività-soggettività, il soggetto come determinazione della volontà e volere in un universo la cui oggettività altro non è che somme e insiemi di soggettività determinanti o subenti, volontà e volere in relazione dialettica fra oggettività e soggettività. Il mondo della forma nasconde, come un gioco di ombre, il mondo dell'essenza, ma l'essenza è oggetto in sé. La maschera è sugli occhi di chi guarda, non sull'oggetto. Gli esseri coscienti di sé nell'universo percorrono un sentiero di sviluppo che, partendo dal momento in cui la scintilla della coscienza s'accende, al momento in cui la morte mette fine a quel percorso, attraverso il superamento di sequenze di contraddizioni, permette loro di espandere il proprio potere di essere. Non è un percorso lineare. A volte l'essere respira a pieni polmoni, altre volte rattrappisce su se stesso, per poi espandersi. In quel momento molti esseri, la maggior parte, sono feroci rattrappimenti. Dopo feroci rattrappimenti non sono riusciti ad espandere le proprie ali cessando l'esistenza. Tutto l'universo respira. Quando l'essere respira con l'universo, ne percepisce le stesse tensioni, desideri, contraddizioni. Egli percepisce il mondo circostante in maniera empatica. L'essere vibra con l'essenza delle vibrazioni del circostante. L'essere percepisce i bisogni e le necessità come vengono percepite dall'essenza del mondo circostante. L'essere ha soggettivizzato l'oggettività. Raramente l'essere, qualunque essere, può estendere le ali della propria percezione al di fuori della propria specie, per abbracciare l'essenza del circostante fino ad abbracciare l'universo. L'essere, e nella fattispecie l'essere umano, spesso per gran parte del percorso della propria evoluzione soggettiva, è invischiato nelle contraddizioni della propria specie.
difficilmente rompe i limiti imposti dalla propria specie, difficilmente rompe i limiti imposti dalla descrizione della ragione tendenti ad appiattire ed uniformare tutti gli esseri umani, costringendoli entro i suoi limiti. Nonostante questo, l'essere percepisce il fare, i desideri, i bisogni, le costrizioni degli altri esseri della propria specie, assumendo nei loro confronti atteggiamenti propri del proprio percorso, delle proprie trasformazioni. La simpatia e l'antipatia sono atteggiamenti derivati da sentimenti non compiutamente comprensibili dalla descrizione della ragione. Sono spinte generate dal profondo dell'essere, eppure condizionate e modificate dalle scelte compiute dallo stesso essere nel mondo descritto della ragione. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito. La scelta operata nel quotidiano, le scelte operate nel quotidiano sono in grado di modificare la direzione della simpatia e dell'antipatia soggettiva. Sentiamo insieme, l'essere si unisce ad altri esseri ai quali si sente simile per sentire le stesse cose. Nello stesso modo, o, se si preferisce, per soddisfare le proprie esigenze, percependo il circostante insieme a chi lo percepisce nello stesso modo, avendo modificato se stesso attraverso una simile sequenza di scelte operate nel mondo quotidiano della ragione. L'antipatia è soltanto il suo opposto. Simpatizzare con gli esseri della propria specie appare una determinazione naturale del divenire degli esseri, la cui caratteristica è vivere in branco, procacciandosi benessere in branco. Questo fin tanto che l'attenzione è rivolta verso l'esterno della propria specie e non verso l'interno. Questo finché qualche essere umano non realizza la possibilità della soddisfazione dei propri bisogni individuali all'interno e col concorso della propria specie. La simpatia e l'antipatia appartengono all'essere umano in sintonia col mondo. Stadi diversi del rapportarsi fra soggettività ed oggettività, dove il significato corrente viene costruendosi storicamente attraverso il suo uso. Dal punto di vista del comando sociale, tali termini hanno un valore determinato dal proprio essere comando e dal proprio esigere obbedienza. Chi elabora il significato dei termini si identifica più nel comando sociale o in un comando sociale antagonista che nel comandato e nei percorsi intrapresi dal comandato per liberarsi dal comando sociale stesso. L'essere comando sociale implica comprendere i desideri dei suoi comandati. Soltanto quando i comandati metteranno il comando sociale con le spalle al muro, allora costui diventerà democratico e pronto al rinnovamento. Quando il comando sociale non è con le spalle al muro, egli trova inconcepibile le richieste dei comandati nei suoi confronti. Sprezzante, il comando sociale compatisce i comandati quando strisciano per sollevarsi dal loro fango per giungere fino a lui. Compatire come forma esteriore del suo fare. È gaudente di quel patire che non a lui appartiene, bensì ai suoi schiavi. Scusate. Di quel compatire egli si nutre di sfortune e disgrazie da egli stesso provocate e asfaltato il potere del comando sociale. Dal piacere nel compatire egli trae forza. Lo stesso termine di compassione per il comando sociale è sinonimo di compatire. La compassione per lui è con dolore, non come desiderio di soddisfare qualunque bisogno, non come tensione dello spirito avente come scopo il raggiungimento di un fine. Gli schiavi, per il comando sociale, non possono avere un fine, uno scopo, se non quello di servire un comando sociale, magari diverso da se stesso, un altro comando sociale, un grande vecchio, un qualunque altro padrone. Per lui gli schiavi non hanno sentimenti, scopi, fini o divenire. Il comando sociale non può assumere a proprie le passioni degli schiavi, ma può e pretende che gli schiavi facciano proprie le sue passioni, i suoi scopi, i suoi fini. Il comando sociale è compassionevole nei confronti degli schiavi, ma per lui essi devono vivere con passione i suoi fini e i suoi scopi. Per il comando sociale l'empatia non esiste.
Il comando sociale può esistere soltanto attraverso il possesso di individui. Egli non può essere allo stesso tempo comando sociale e schiavo nei confronti dello stesso soggetto. Egli non può esistere non solo percependo le stesse vibrazioni dell'esistere degli schiavi adesso sottoposti, ma soltanto concependo lontanamente l'esistenza di forza interna ed autonoma agli schiavi stessi. La simpatia, il comando sociale, la può avere soltanto per se stesso. Tutto il resto lo disturba, lo irrita. Quando può, lo reprime con la massima ferocia e violenza. Ogni comando sociale. Percorso inverso è quello intrapreso dall'individuo che, partendo dal condizionamento educazionale impresso in lui dal suo comando sociale, tende a liberare il proprio essere. L'individuo percepisce e concepisce l'esistenza di un altro diverso da sé, diverso dal proprio essere e dalla propria situazione. Concepire significa far diventare chiare al proprio descritto della ragione situazioni ed esistenze diverse dalla propria. Quando l'individuo effettua questa operazione, altro non fa che estendere il proprio pensato, la propria ragione. Mentre la sua ragione si estende, aggiungendovi continuamente nuovi concetti, nuove situazioni, nuovi fini, nuovi scopi, nuovo divenire, il suo essere giunge alla comprensione di scopi diversi, fini diversi, divenire diversi dai suoi. Il suo essere esegue delle scelte scegliendo per sé scopi più appropriati, fini più appropriati, divenire più appropriati. Attraverso l'estendere della propria ragione, modifica i suoi fini e i suoi scopi, migliorando l'estendersi della sua ragione. Così facendo, l'individuo pone le basi per lo sviluppo del proprio potere personale. Nell'estendersi a se stesso, l'individuo scorge fini e scopi che non sono divenire. Proprio per non essere divenire, rappresentano una perdita non solo per l'individuo che li pratica, ma per l'intero sistema sociale in cui egli vive. Una perdita rappresenta sempre una sconfitta e molta tristezza per chi estese la ragione oltre i limiti socialmente imposti. Non sempre è possibile allungare una mano per dare aiuto. Il sentimento percepito da chi osserva impotente la perdita è quello di compatimento. Compatimento per chi, distruggendo o danneggiando un sistema sociale, altro non ottiene che danneggiare se stesso e, con se stesso, altri esseri della propria specie, aiutando con la propria azione il comando sociale nella sua azione per il controllo degli schiavi. Nello stesso tempo, egli condivide progressivamente le passioni, i desideri, gli scopi, i fini di altri esseri della propria specie. Egli vive con passione le passioni dei suoi simili, i loro piani, i loro fini, i loro desideri. Ha anche scopi diversi dai suoi, ma il cui percorso può incrociarsi con il suo. Vivere con passione ogni sforzo fatto da ogni simile per scalare il cielo della conoscenza, della comprensione, del divenire. Vivere con passione ogni sforzo per soddisfare i propri bisogni, piegando al proprio volere il comando sociale. Soddisfare i propri bisogni non attraverso il lavoro di schiavi o rapinando il lavoro di altre mani, ma come riappropriazione di propri sforzi esistenziali nei confronti del comando sociale o di una qualche sua parte. Compassione significa fare proprie le passioni e i desideri dei propri simili, dove per passione è inteso lo sforzo attraverso il quale l'individuo soddisfa i propri bisogni, le sue aspirazioni, i suoi scopi, il suo divenire in contrapposizione all'azione coercitiva del proprio comando sociale, sfruttando pieghe e debolezze del comando sociale, esistenti solo per permettere la sopravvivenza del comando sociale stesso, o contrapponendosi in qualche modo. La compassione per lui è quasi un'adesione alle scelte altrui, e questa è completata dalla simpatia con la quale questo individuo si pone davanti ad individui i cui percorsi di sviluppo di sé sono diversi dai suoi, ma non antagonisti né compiacenti al comando sociale. Compassione e simpatia si completano all'interno dell'individuo, giunto ad estendere il pensato della sua ragione oltre i limiti imposti dal condizionamento educazionale voluto dal proprio comando sociale. La ragione
non si può estendere all'infinito. I mutamenti e lo spazio sono i suoi limiti. Oltre a determinati livelli soggettivi, la ragione deve farsi da parte per lasciare il posto all'individuo stesso, alla totalità di sé, e l'individuo in sé può estendere se stesso oltre i limiti di spazio e dei mutamenti. Esistono sempre dei limiti, ma questi si allontanano con l'aumento del potere personale dell'individuo. L'individuo in sé può compenetrare gli oggetti del suo concepito e vibrare con loro, percepire i suoi bisogni, i loro fini, non solo gli esseri della propria specie. Muoversi, esistere, vibrare, percepire il circostante attraverso la capacità percettiva dell'oggetto percepito, nonché tutti gli stadi diversi di questo divenire. Si chiama empatia. L'atteggiamento del comando sociale e delle sue parti sono antagoniste all'atteggiamento e ai percorsi possibili dei suoi schiavi. Il divenire dei suoi schiavi è antagonista al divenire del comando sociale. Antagonista è il modo di percepire il mondo circostante, in quanto antagonisti sono i bisogni e i mezzi attraverso i quali soddisfarli. Antagonisti sono scopi e fini. La differenza fondamentale fra comando sociale e i suoi schiavi è che mentre lo scopo ultimo del comando sociale è la sua conservazione e perpetuazione, quella degli schiavi è la fondazione del proprio divenire attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere. Il comando sociale deve continuare a vivere in sé e per sé temporalmente. Lo schiavo può diventare eterno attraverso lo sviluppo del proprio essere e, contrapponendosi alle mire del comando sociale e alla sua azione coercitiva, giungere ad abbracciare l'universo nella sua totalità. Bene, queste erano riflessioni sulla compassione, la simpatia, il compatire e l'empatia, dove il potere di avere può solo possedere le persone, ma non essere parte delle persone, mentre il potere di essere può percepire qualsiasi modulo di essere di ogni individuo. Prima di rispondere al telefono, leggo l'ultimo pezzo, anche se la voce mi sta sparendo. Dopo risponderò al telefono. Abbiate pazienza, ancora 2 minuti, 3 minuti, non di più. Questo è brevissimo. Riflessione di un psichista sul sistema sociale umano. Perché è così brutta la democrazia? Brutta è fra virgolette. La democrazia può essere la peggiore delle tirannidi, in quanto sposta le catene della costrizione dalle caviglie ai polsi al cervello sotto forma di obblighi e imposizioni, rendendo l'individuo formalmente libero, ma schiavo nel quotidiano e impotente davanti alle prevaricazioni del più forte. La libertà di un individuo si misura dalla quantità di lavoro necessario atto a riprodurre se stesso, sia nello sviluppo del potere di essere che nella fisicità del quotidiano. La libertà e il progresso di una nazione si misura dalla capacità di risolvere le controversie, sia sociali che individuali, rimuovendone le cause, anziché ricorrere all'uso unidirezionale della galera e della costrizione. Più il fare è vicino al primo, più la nazione è progressiva e civile. Il benessere di un popolo si misura dalle condizioni di vita delle classi sociali più basse della nazione. Maggiore il benessere delle classi sociali più basse, maggiore il benessere di quel popolo. Un popolo si dice libero quando non esistono più al suo interno classi basse, e ancora meglio quando non esistono più classi, e non per decreto, ma per corretta distribuzione del lavoro necessario. Il lavoro è quell'azione tendente a trasformare le merci in prodotti atti atti alla soddisfazione dei bisogni degli esseri umani, e per modificare le condizioni atte a riprodurre la soddisfazione dei bisogni stessi. Tutte le altre attività che nel contesto sociale democratico vengono chiamate lavoro possono essere definite in qualsiasi altro modo, ma non lavoro. La schiavitù salariale è il sistema attraverso il quale il potere di avere riproduce se stesso attraverso l'annientamento o la tendenza all'annientamento del potere di essere delle classi sociali subordinate al terrore del suo esercito, della sua polizia, delle sue galere e dei suoi magistrati. Bene, io a questo punto ho finito La via umana al divenire eterni. Mi resta un solo capitolo ed è l'uso dell'attenzione. L'uso dell'attenzione applicata ai vari sensi, al senso interno, che siccome è molto lungo,
lo tratterò in due trasmissioni. Ora, se qualcuno vuole telefonare, ricordo che il numero di radiogamma è 049 700 700. Ricordo ancora che io sono Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4, Marghera. Vediamo un attimo. Pronto? Perlomeno a leggere. Vabbè. Ok, io sono Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4, Marghera. Vediamo un attimino. Pronto? Pronto? Adesso Tiziano. Ciao Giuseppe. E ti telefono perché io non ho mai letto il tuo libro. Aspetta, faccio fatica a prenderti. Sì. Abbassa la tua radio per piacere. Sì, aspetta. La spingo addirittura, va bene. Va bene, dai. Io ti telefono perché io non ho mai letto quello che tu hai scritto e mi sto divertendo adesso a sentire tu che lo leggi. Tanto è difficilissimo leggere una roba del genere e tu che l'hai scritta e la stai leggendo, stai facendo una cosa unica. Ho peccato che i radioascoltatori che ti seguono siano davvero stupidi, ma d'altronde questa è la cosa, vabbè. E ti telefono per dirti, Claudio, ho capito davvero che tu sei un genio, io ti conosco, mi sembra quasi impossibile che tu abbia scritto questo, però io vorrei aiutarti. No, a spiegarti perché la gente non ti capisce perché dici troppe cose, ma tu dovresti leggere una riga puntata e aprire un dibattito, perché è una roba che fa paura quello che dici. Però per sintesi, i ragazzotti razzisti che ti telefonano rompendo i coglioni che non capiscono un cazzo, dovrebbero capire che tu, davvero profeta del terzo millennio, hai interrotto una dinamica incredibile perché io cito le sacre scritture. Dio, il nostro Dio, per esistere ha dovuto creare una situazione dinamica allontanando da sé una parte di sé che è Lucifero, per fare in modo che la sua energia oscillasse, no, era statico, era fermo, era Buddha, che cazzo so chi fosse, per poter oscillare dal centro alla periferia, hai capito? E poter godere di questo martirio che tu descrivi, perché sei fenomenale nella descrizione di questo mostro. Ma il Ma mostro non esiste più, Claudio, grazie al fatto che dalla fine del 2000, cioè alla fine del secondo millennio, all'inizio del terzo, è nato un profeta, Claudio Simeoni, incompresi, beh certo, Beh, ma Tiziano, tu incompreso, sei stata la aspetta, prima voglio persona finire, no, che... voglio finire, voglio finire, Sì, dai. incompreso perché capisco che è incompreso, ma che cosa ha detto? E io parlo con i due ragazzotti deficienti che purtroppo rompono le palle, che cosa ha detto? Ha detto: smettiamola di essere a immagine e somiglianza di Dio. Lui per esistere ha bisogno che la sua energia ritorni a sé attraverso noi. Smettiamola. Teniamo l'energia per noi, hai capito? Teniamola Esatto. per noi. Mettiamo ordine nel nostro mondo. E poi tu sei bellissimo perché tu non parli da maestro. Hai capito? Tu parli da uno che è maledetto, hai capito? Tu non vuoi dare la verità a nessuno, stai raccontando com'è la storia, chi capisce, Beh, capisce. insomma, il testimone sta facendo il suo lavoro. Certo. E comunque quando uno crea questa sfera, chi è capace di crearla può rompere e uscire. Però voglio dire una cosa ai due ragazzotti stronzi, che io da piccolo facevo un giochino, hai capito? Che a parte il fatto che io non ho bisogno di conoscere l'eroina per parlare male dell'eroina e quindi uno non ha bisogno di uscire dalla parrocchia per parlare male di Dio perché tu stai facendo lo storico e tu non stai. Non è, e questa somiglianza dovrebbe dar fastidio perché per andare al classico bisogna ricordare ai due ragazzotti scemi che la religione è l'oppio dei popoli e qui si chiude. Ma io da piccolo facevo un giochino. Quando ero piccolo il telefono era veramente una rivoluzione, adesso ce l'hanno tutti e fanno gli scherzetti telefonici a Claudio Simeoni, che
povero sta facendo una... perché io penso che sia mostruosamente difficile soltanto leggere quello che hai scritto, tu che l'hai scritto, hai capito? E riesci a leggerlo in maniera perfetta. E beh, insomma, a quei due ragazzotti, io da piccolo facevo, quando io te levo, facevo uno scherzetto del genere, ma tante, ma ne ricordo soltanto uno, telefonavo uno a caso e gli dicevo, prendendolo per il culo con la voce di un bambino piccolo, se poteva far bollire due uova. Dopo 10 minuti ritelefonavo e dicevo, guardi, le uova adesso sono bollite, può mettersene nel culo. Questo stanno facendo quei due scemi che telefono, disturbando Claudio Simeoni, amico mio, e adesso ti saluto perché penso che qualcun altro voglia parlare. Ciao, ciao. Ciao Tiziano, ciao. Beh, ricordo sempre che Tiziano è un amico ed è sempre in ascolto, anche se interviene abbastanza raramente. Sì, in effetti è una parte difficile anche per me da leggere, perché... il libro dell'Anticristo è scritto in maniera abbastanza complessa. Pronto? Salve. Buonasera. Voglio dire una cosa, ma si definisce uno stregone anche. In che senso? Diciamo scientista, no? Non capisco il termine, scusa. Ad esempio, lei dice che non ci sono Dio e dei, come che dico anch'io, no? Io ho visto un sacco di contesti, diciamo. Però vorrei sapere, secondo lei, dell'uomo della preistoria adesso, no? Sì. L'uomo, cos'è il più furbo? Chi è l'uomo più furbo allora? Ma non esiste un uomo più furbo. Esiste. Ma l'uomo, secondo lei, ha dei poteri interiori, sì o no? Sì, ha delle facoltà interiori. Ma... lei li sviluppa ogni tanto? Certo. E che tipo di poteri, diciamo? A livello sensoriali e ultrasensoriali. Nessun potere. Nessun potere. Questa è una trasmissione che tratta di stregoneria e paganesimo, ma in termini filosofici. Non ci credo nella supernatura. Ne potremmo parlare all'infinito, cioè io ho già parlato parecchio di questo, cioè che la natura è cosciente. Questo è l'essenza del paganesimo. Lei ad esempio è capace di captare gli atomi degli oggetti? No, io non sono capace di fare niente, sono capace solo di parlare per radio. Ho tagliato fuori tutto questo tipo di cose, anche se io parlo di capacità extrasensoriali, anche se io parlo di potere di essere, tutto quello che è la pratica, tutto quello che è l'azione, io l'ho tagliato fuori da questa trasmissione. Ho capito, ma ad esempio Sai Baba, secondo lei che uomo è? Non vorrei essere offensivo per chi è in ascolto, cioè non ho un gran rispetto, diciamo. Ma perché mi sono appassionato di stregoneria, di spiritismo, eccetera, eccetera. E voi niente che mi dica è stregonale. Va bene? Va bene. Sono molto appassionato e sono in cerca di questi poteri interiori, devo capire qualcosa, perché l'uomo può tutto. Sì, va bene. Come Dio! D'accordo. Salve. Salve. Vabbè, sentiamo che questa. Il problema è questo. Il potere di essere viene spesso ricercato come potere per fare qualcosa, un potere che si diventa, ma non è così che si esprime. Pronto? Ma non è così che si esprime. Il potere di essere è una crescita interiore che è continua. Pronto? Sì, no, beh. Per cui esiste un continuo nella crescita dell'individuo, un continuo della capacità di percepire. Cioè, il fatto che io sia qui a parlare a questa radio, per me è un atto di stregoneria. Pronto? Claudio, sono io, ciao Claudio. Vedi che non solo tu hai la raucevine. Ah no? Sono anch'io basso. Come mai? Conoscevi, l'avevi mai sentito nominare il mago Alessander? No, sì, beh, ho sentito le vicende, sì. Cosa? Quello a Dubai, no? Ah, l'hai saputo? Sì. So che Franco ogni tanto lo nominava e comunque ha avuto il fatto suo, è andato nel posto giusto, no? Sì, beh. Ascolta, Franco, scusami Claudio, volevo chiederti... prima di tutto complimenti per il bellissimo libro che stai leggendo.
che è l'anticristo, mi sembra. Esatto, il libro dell'anticristo. E tu li hai tutti lì, sono tutti lì, che quando si, se uno li vuole ordinare, mi pare che sono quattro, no? Sì, comunque si comincia con uno. Si comincia col... Sì. Comunque ricordi che l'istituto sta cercando di abbassare i prezzi al minimo. Sì. Stiamo cercando di farne delle copie, forse già giovedì prossimo mi portano da fotocopiare. Allora lo dirai in trasmissione? Sì, 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 lo dirò in trasmissione. Come fare, a chi richiedere, come cosa. Certo. Ecco, ascolta. Comunque se mi dai un colpo di telefono a me a casa, appena riesco a stamparne qualcuno te lo spedisco, Sì, sì. Allora, non sento, va bene, voglio dire che lo dici in trasmissione quando... Forse ho capito male. Pronto? Sì, pronto. Sì, aspetta che ascolto per la radio. Ripetimi l'ultima cosa, non ho capito. Se mi dai un colpo di telefono a me, appena riesco a stamparne uno te lo mando. Ah, ho capito. Comunque, Francesco, giovedì prossimo, sì? Porta giù quel formato a tre, cioè quel formato grande per risparmiare, che sì, è riuscito a ottenere formattando. Di tutte le trasmissioni? No, del libro dell'Anticristo, dei vari libri. Ah, ho capito, sì, sì. Riusciamo a contenere il prezzo circa, penso sulle 15.000 lire stiamo pensando di riuscire a farcela. Beh, ma insomma dai, è una stupidaggine. Insomma, noi, siccome noi non siamo ricchi, no? E allora pensiamo che tutti abbiano problemi, capito? Sì. E allora cerchiamo di non pesare sulle tasche. Sì, va bene. Comunque, se mi dai un colpo di telefono a me, appena riesco a stamparne uno, te lo mando. Sì, sì. Quando avrei fatto questo lavoro, lo dici, così mi so regolare. Va bene. Ascolta, dimmi. Claudio, volevo farti una domanda. Come poter liberarsi, come fare per liberarsi dei sensi di colpa, soprattutto se sono poco motivati o portati all'esagerazione? Cioè, e perché abbiamo questi forti sensi di colpa? Facciamo cose incredibili? Cioè, a volte rischiamo anche la salute, voglio dire. Sì. Non parlo adesso per me, parlo anche perché ho tante persone, ho sentito che hanno avuto delle esperienze incredibili, alcune si sono anche ammalate. Sì. Per cose che poi non erano così gravi, così sì, rimediabili, hai capito? Vorrei capire, questi sensi di colpa sono indotti dall'educazione? Sono indotti dall'educazione. Sono indotti dall'educazione e dall'autocolpevolizzazione. Dall'educazione, dici. E uno si sente, viene educato a sentirsi colpevole. Ah, ascolta Claudio, siccome io ti sto ascoltando con la radio, sì, mi interesserebbe sentirti, cioè, se io metto giù, sì, ti accenno due cose. Così, Va bene, ti accenno due cose. Cosa faccio allora? Se metti giù parlo. Va bene. Va bene. A risentirci allora. Sì, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, diciamo a questa amica, purtroppo uno dei sistemi di controllo dell'individuo, un attimo solo, finisco di queste due parole all'amica, poi tiro sulle telefonate. Uno dei sistemi di controllo degli individui è colpevolizzarli. Cioè, noi viviamo in un sistema sociale che tende a fare tante cose, a metterci spesso con le spalle al muro e a farci ritenere noi stessi colpevoli. Voi pensate al cristianesimo, il mea culpa, la culpa è mia, la culpa è mia, che è la culpa è mia, col cazzo. Cioè, per uscire da questo è necessario fare un'analisi della situazione che ci sta bloccando. È come una specie di elencazione dei problemi che noi abbiamo, magari anche scriverli. Cioè, facciamo un elenco dei problemi, no? che ci stanno coinvolgendo e cerchiamo di entrare dentro a questo sentimento di colpevolizzazione. Allora, elenchiamo tutti quegli elementi che noi scopriamo all'interno di questo sentimento. Quando l'abbiamo davanti, lo guardiamo e guardiamo se quelle cose sono davvero importanti per noi oppure no. È una questione di esercizio.
Non ci si la fa subito, però si può prendere l'abitudine a farlo, specialmente quelle persone che sono estremamente sensibili, spesso vengono colpevolizzate, no? E vengono tenute bloccate proprio dall'autocolpevolizzazione. So, la moglie col marito, la moglie coi figli, il pensiero degli obblighi, il pensiero di dover fare qualcosa, il pensiero di dover qualcosa alla madre, il pensiero del lavoro, il pensiero, oddio, quello cosa farà senza di me se io non ci sono. Cioè, questo tipo di colpevolizzazioni o di considerare se stessi anche al centro del mondo, come se il mondo non andasse avanti senza di noi, ecco, per rimuovere questo, uno dei sistemi è fare un elenco di questa cosa e osservarla fino a interiorizzare se è importante o non è importante, se queste cose che ci coinvolgono sono importanti o non sono importanti. Se sono importanti, ci organizziamo per affrontarle, e se non sono importanti, le buttiamo nel cestino. È chiaro che se le cose le riteniamo davvero importanti, allora ci organizziamo strategicamente per far fronte alla cosa. Cioè, se c'è un problema da risolvere, il problema si risolve. Però se l'autocolpevolizzazione è fatta da cazzate, è fatta da cose che non hanno peso o non hanno senso, allora si fa questo elenco, si cerca di interiorizzare, di pensarlo, bloccando il dialogo interno, questo elenco, finché si dovrebbe riuscire a rimuovere questa colpevolizzazione. Spesso però sono cose abbastanza inutili, cioè abbastanza sciocche. Se le cose sono importanti, ci si organizza per affrontarle, ci si organizza strategicamente. Allora si comincia a elaborare un piano per far fronte ai problemi che abbiamo. Magari un piano che verrà portato a compimento fra 10 anni, fra 12 anni, non ha importanza. Ci si organizza per risolvere il problema, se è importante. Se invece non è importante, va a finire nel cestino. Io spero di aver dato un minimo di risposta all'amica. Aspetto ancora telefonate, vedo che non arriva nessuno. Ricordo che il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700. Vi ricordo l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Vicenza. Ricordo che l'istituto stampa un bollettino che basta scrivere per averlo. Se gli mandate un po' di francobolli o qualche 1.000 lire in busta, sono sempre contenti. Però non servono grandi cifre, ecco, noi cerchiamo sempre di non far spendere soldi a nessuno, questo è importante. Chiaramente anche noi abbiamo costi, però cerchiamo di contenere tutte le spese possibili e immaginabili. Al limite, se volete contribuire, se qualcosa vi fa piacere, date un contributo alla radio, per noi va benissimo, noi siamo contenti. Andando avanti, ricordo che io sto affrontando la seconda parte del libro dell'Anticristo. L'amico Tiziano che ha telefonato prima è la prima persona che abbia visto il primissimo libro dell'Anticristo che ho scritto. Penso sia la primissima persona. E l'ha sfogliato molte volte, ma non ha avuto mai il coraggio di leggerlo. Ma sono effetti che fa il libro dell'Anticristo. Neanche mia moglie, per esempio, che mi ha visto scriverlo giorno per giorno, non ha mai avuto il coraggio di leggerlo. Cioè, anche perché è scritto abbastanza sistematicamente ed è abbastanza pregnato di concetti, però insomma. Siamo arrivati alla via umana al divenire eterni, che è la seconda parte. Vi ricordo che la prima parte è il Vangelo dell'Anticristo, la seconda parte è la via umana al divenire eterni. E abbiamo parlato del progetto dell'Anticristo, il mondo circostante, che cos'è la verità, il potere di essere, il potere di avere. Abbiamo parlato di oggettività e soggettività, superio e io psichistico, lo psichista. Abbiamo parlato del sognare, chi sono i guardiani. E abbiamo parlato delle sostanze chiamate droghe. No, ho fatto un casino della Madonna. Fatto un casino della Madonna, perché stiamo parlando già della terza parte, la fondazione della libertà, e in effetti c'era qualcosa che stonava. Stiamo parlando già della terza parte, stiamo già parlando della fondazione della libertà. Infatti il tempo, l'attenzione a proposito dei sentimenti fa parte della libertà umana. Niente, ho detto un po' di cazzate all'inizio, vabbè, mi scuso, ma siamo già andati abbastanza avanti. Resta ancora la quarta parte, che è l'anticristo del mondo circostante, e
energia vitale e materia, che tratta energia vitale e la materia, l'eredità, rinascita e coscienza della specie. Una domanda per i psichisti, cristiani e psichisti attraverso una riflessione, discorso e considerazioni su alcuni aspetti della percezione, sole e pianeti come esseri viventi, nascita e conoscenza di essere slegati dalla vita animale e vegetale, sul concetto di vittoria e di sconfitta, riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé. E questa è la quarta parte, ed è l'anticristo e il mondo circostante. Poi c'è la quinta parte, ed è la menzogna cristiana sulla realtà di Dio, che è un'analisi dei concetti kantiani all'interno della critica alla ragion pura. Benissimo, io a questo punto avrei finito la trasmissione, non vedo nessuno che sta arrivando, i ragazzi di solito sono abbastanza puntuali, però in questo momento io non li vedo. Purtroppo sono abbastanza disarmato. Abbiamo già accennato che cos'era la verità, no? Ricordo che il libro Anticristo è stato scritto nel 1985 con degli strascichi nel 1990. Niente, visto che non stanno arrivando nessuno, vi ripropongo il concetto di verità come è esposto nel libro Anticristo. La verità è un nocciolo di pesca dentro un diamante dalle milioni sfaccettature. Ogni essere umano viene educato a guardare quel nocciolo di pesca da una sola sfaccettatura. Quando un essere umano inizia a seguire una strada per lo sviluppo della coscienza di sé, egli si sforzerà di vedere quel nocciolo di pesca da ogni sfaccettatura di quel diamante. Da quando abbandonerà la finestra, impostagli dal condizionamento educazionale, comincia a vedere quel nocciolo anche da altre sfaccettature. Può affermare di aver iniziato a superare il condizionamento stesso. A tante più sfaccettature egli potrà affacciarsi, tanto più i legami imposti dal condizionamento educazionale si scioglieranno. Soltanto quando sarà in grado di alzare la mano e spezzare il diamante prendendo in mano il nocciolo di pesca, solo quando egli riuscirà a far diventare una parte di se stesso il nocciolo di pesca, egli sarà giunto alla verità. Vediamo un attimo. Pronto? Sono Gian Pietro, scusa. Dimmi, ti disturbo. No, avevo fatto una correzione. Gentilmente, puoi stare più lontano dal microfono perché vieni fuori vibrate e certe parole si capiscono poco. Ho capito, grazie. Chiedo scusa. Figurati, grazie a te. Prego, ciao. Sì, l'amico mi dice di stare un po' più lontano dal microfono, però la vibrazione delle parole oggi non credo sia dovuta solo al microfono, forse anche dalla mia posizione rispetto al microfono. Mi è dovuta anche perché ho una voce del cavolo, sono una raucedine fortissima e un po' di bronchite, per cui faccio abbastanza fatica a portare avanti la trasmissione. Niente, visto che abbiamo ancora 2 secondi, vi do due concetti brevissimi a proposito di che cos'è la conoscenza. Io ve l'ho già detto, ma mi interessa sempre continuare a ribadire su alcuni termini. La conoscenza è il momento in cui il fenomeno cessa di essere l'oggetto per il soggetto e questo conosce l'oggetto in sé, al di là della specificità dei suoi fenomeni. Dal momento che non possiamo stabilire oggettivamente quando il soggetto riesce a superare la descrizione dell'oggetto attraverso i suoi fenomeni e a conoscere l'oggetto in sé, chiameremo conoscenza quel processo attraverso il quale il soggetto tende a superare la percezione dei fenomeni per giungere alla percezione dell'oggetto in sé. Cioè, in pratica, la conoscenza è un processo di trasformazione dell'individuo, della sua conoscenza e della sua consapevolezza. E un altro brevissimo che vi leggo è Dialettica e Divenire, che ho già letto comunque anche questo. Tutto l'esistente è divenuto e divenire. Tutto l'esistente è relazione dialettica fra tutte le sue parti. Tutto l'esistente è il riversarsi di una parte nelle altre e delle altre nell'una. Il divenire è il processo dell'energia vitale la quale, dal fluttuare inconscia dell'universo, si trasforma in coscienza di sé attraverso e all'interno di un numero infinito di condizioni. La staticità è la cessazione delle trasformazioni, rendendo inutili e vani gli sforzi delle trasformazioni precedenti.
non solo distrugge la coscienza di sé, faticosamente costruita attraverso le trasformazioni, ma tende a bloccare il fluttuare dell'energia vitale nell'universo, impedendo così a questa di dare il via a nuovi processi di trasformazione attraverso i quali costruire nuove coscienze di sé. E questi sono i principi fondamentali, diciamo l'ABC della stregoneria, oltre al concetto di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Ricordo che quando qualche cristiano telefona viene qui a dire: ma se Dio non ha creato il mondo, se non c'è una volontà creatrice, chi è che ha costruito quello che esiste adesso? E noi come pagani, come apprendisti stregoni, ripetiamo: l'esistente attraverso gli adattamenti, attraverso la selezione, attraverso la volontà di esistere, attraverso la propria percezione e attraverso il suo adattamento. Ogni cosa si adatta a ciò che esiste. E nel momento in cui una cosa si adatta a ciò che esiste, trasforma l'esistente, trasforma l'oggettività, ed è il riversarsi di una cosa nell'altra. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, chiudo qui la trasmissione e a risentirsi a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo.